Gara 1 del mondiale Super Sport al Motorland Aragon con Adrian Huertas, il capo classifica di campionato che scatta dalla pole position, sia proprio dello shot alla prima curva per cedere il suo diretto avversario nella corsa al titolo, Jari Montella in evidenza, oltre a uno dei beniamini di casa, Jorge Navarro, anche Valentin De Vries, particolarmente combattivo con la Yamaha del team Evan Bros, mentre finisce a terra la Triumph di Tom Bultemos. In evidenza nel precedente round, Cremona si mette così in mostra. Stefano Manzi, pilota più veloce in pista con la Yamaha R6 del team Tencate, che riesce anche a sfilare così con decisione nel cambio di direzione Jari Montella, appropriandosi della terza posizione lanciandosi all'inseguimento di De Vries. Tuttavia Montella, con la Ducati Panigale V2 del Barney Spark Racing Team, gli risponde, poi successivamente affonda anche la staccata proprio al termine del rettifilo dei box su De Vries per la seconda posizione, ma giunto il penultimo giro di gara con Huertas in fuga e lotta per la seconda posizione, Manzi, De Vries e Montella con quest'ordine. Rettifilo opposto ai box, De Vries affonda la staccata, gli risponde così Stefano Manzi, e mentre Adrian Huertas con i colori Aruba Ducati conquista l'ennesima vittoria e consolida la propria leadership di campionato, Stefano Manzi sale sul secondo gradino del podio per cedere Valentin De Vries con Jari Montella, questa circostanza giù dal podio. E pertanto con questo successo Huertas rafforza il primato nel mondiale Supersport in una gara che ha proposto Jorge Navarro in quinta posizione con la Ducati del team Orelac, Luca Maia sesto con Yamaha Gentino 94, Chanon con Kawasaki Puccetti a precedere Federico Caricasulo con la MV Agusta del team MotoZo. Adrian Huertas si mostra soddisfatto: ho gestito inizialmente un po' il mio passo, la moto e i pneumatici per costruire del margine per poi assicurarmi la vittoria e un buon vantaggio nei confronti dei miei rivali, tutto questo aspettando gara 2. Super Sport al Motorland Aragon, con la griglia di partenza definita in base ai giri più veloci siglati dai piloti nel corso della gara del sabato, con Stefano Manzi per l'appunto che scatta dalla pole position e indovina un buono spunto tanto da riuscire ad appropriarsi del comando delle operazioni, a precedere Jari Montella, Valentin De Vries, via via tutti gli altri, con Adrian Huertas scattato dalla seconda fila che non ha indovinato uno dei migliori spunti. Qui sbaglia e paga Jari Montella, perdendo un po' il contatto con i piloti di vertice, ma ben presto riesce a sfilare Chanonchu per la terza posizione e si riporta a ridosso di Stefano Manzi secondo e Jorge Navarro leader di gara. Montella poi la staccata di curva 1 riesce a guadagnare la seconda posizione, da lì a poco fa lo stesso nei confronti del pilota spagnolo in forza al team Orelac Racing Ducati. Si ferma Batin Sofoglu, là davanti Jari Montella tutt'altro passo rispetto a gara 1, riesce a consolidare il proprio primato lasciando così la lotta per la seconda posizione a Navarro con il numero 9 e Manzi con il 62, entrambi braccati da Valentin De Vries con il numero 53, la Yamaha R6 preparata dal team Evan Bros. Con Adrian Huertas in quinta posizione si arriva all'ultimo giro di gara, prosegue il confronto 3 per la seconda posizione, riesce a spuntarla Stefano Manzi, così come Navarro in fila proprio l'ultima curva Valentin De Vries. Tutto questo festeggia la vittoria Jari Montella, così riduce le lunghezze di svantaggio in campionato rispetto ad Adrian Huertas in quinta posizione, il quale conserva la leadership del mondiale ma si rifà sotto Jari Montella. Nuovo successo per il portacolori del Barney Spark Racing Team con la Ducati Panigale V2 ottimamente preparato dalla compagine di Marco Barnamò, 1-2 Italia con Montella e Manzi. Segnaliamo anche Federico Caricasulo in nona posizione, Huertas lo vedete quinto,
a precedere Tom Booth Amos. Gary Montella estremamente soddisfatto di questa vittoria. Non sono partito bene nei primi giri per cercare di contenere il gap da Stefano Manzi, ho commesso qualche errore, ma sono riuscito poi a riprendere un buon ritmo e questo mi ha permesso poi di guadagnare la prima posizione e staccare i più diretti inseguitori. Devo davvero ringraziare tutta la squadra perché siamo riusciti nella notte a trovare qualche soluzione per migliorare il nostro livello di competitività rispetto a gara 1. E pertanto ieri Montella vince gara 2, rosicchia qualche punto ad Adrian Huerta e il mondiale Super Sport 2024 è ancora in gioco. And try to fight for the championship till Jerez, the last one. Great job, congratulations. Thank you.